Emanuela Docci, siamo qui per questa intervista di cui ti ringraziamo a proposito del tuo ultimo libro, Storia della massoneria femminile, uscito per Bastoggi di recente, pochi mesi fa. Quindi intanto grazie. Grazie a voi. Emanuela, noi vorremmo intanto presentarti per chi già non ti conoscesse. Tu sei una storica, sei una studiosa di storia e hai già scritto dei libri in passato, tra cui Tutte Mediterranee, Storie di donne e di culture, Il cammino di Hiram, la massoneria nell'impero ottomano, La massoneria nel Mediterraneo, Egitto, Tunisia e Malta, Società segrete nel Mediterraneo, Volti della politica, protagonisti nel Mediterraneo tra 8 e 900 e altri libri, perché insomma ti sei data molto da fare in questi anni, quindi mi perdonerai se non li cito tutti. Oggi siamo qui, parliamo, dicevamo, di questo libro, che è un libro che racconta diverse novità, no? Nel senso che intanto dà una visione d'insieme della storia della massoneria femminile, veramente dagli albori, fino ai nostri giorni. Quando si parla di massoneria operativa, i costruttori di cattedrali, tu ci dai, diciamo, delle pezze d'appoggio sul piano storico non indifferenti per poter parlare anche di costruttrici di cattedrali. È così, la donna veramente lavorava in senso materiale del termine, faticava? Assolutamente sì. La risposta può essere solo questa. In effetti il libro inizia proprio su quella parte perché mi interessava in modo particolare posare storicamente, fondare storicamente l'appartenenza massonica femminile non solo in età, durante, diciamo, la massoneria speculativa, ma soprattutto nel periodo della massoneria operativa. Quindi ho iniziato i miei studi e sono andata, diciamo, oltre quello che è di solito il mio periodo di studio, perché io sono una storica contemporanea, quindi mi sono spostata sulla storia moderna e ho potuto verificare attraverso diversi tipi di documentazione l'effettiva presenza delle donne nelle corporazioni, nelle gilde, soprattutto muratorie, che poi erano quelle che mi interessavano di più dal punto di vista massonico. Perché se è storicamente accettato che la massoneria speculativa si fonda proprio sulle gilde muratorie, era indispensabile per me provare che le donne effettivamente operassero nelle gilde muratorie. Ho trovato diversi casi di studio molto interessanti per quanto riguarda ad esempio la Germania, in cui le donne partecipavano attivamente ed erano richieste operaie per i lavori di costruzione, e non parlo solo di cattedrali, ma parlo anche di palazzi, parlo di opere pubbliche quali dighe, strade, quindi effettivamente loro partecipavano. Poi ho trovato dei riscontri anche per quanto riguarda la storia dell'Inghilterra, le donne erano attivissime come operaie ad esempio nella ristrutturazione e nella costruzione dei tetti, erano proprio molto richieste perché essendo fisicamente più piccole erano in grado di lavorare in quel settore. Poi ci sono altri esempi, parlo di Francia, Spagna, eccetera. Per quanto riguarda l'Italia, ho trovato diversi problemi, ho dovuto affrontare diversi problemi perché la struttura familiare italiana, diciamo, non permetteva alle donne di lavorare al di fuori delle mura domestiche. Quindi è stato difficile provare che effettivamente le donne partecipassero e fossero attivamente presenti in quel tipo di gilde. Però per quanto riguarda la massoneria, quel che mi interessava di più era la realtà anglosassone e quindi diciamo che sono riuscita in questo libro a dare validità a quella che era la mia teoria, ossia che le donne in effetti partecipassero già a quella che era l'origine della massoneria operativa. Nel libro c'è un apparato bibliografico, lo vedremo, molto ampio, e anche un apparato iconografico, forse se vogliamo più ridotto, certo. Però molto, molto importante, no? Tu riporti, importante nel senso che dà modo di attestare subito visivamente quello che stavi dicendo. Ci dici qualcosa sulle immagini che hai scelto? Allora sì, riferita soprattutto all'età moderna, è quasi impossibile avere delle prove documentali, quelle su cui io di solito lavoro, cioè le fonti d'archivio, però lo storico ha imparato ormai da tempo a utilizzare anche un altro tipo di fonti, come ad esempio le immagini.
Le immagini che ho trovato riferite a dei dipinti o a delle pagine di libro dimostrano in modo inequivocabile la partecipazione femminile. Le ho scelte proprio per questo motivo qui, perché dimostravano pienamente che le donne in effetti partecipavano. Non era fantasia, insomma, che le donne svolgessero quei lavori e quelle immagini, diciamo, sono la prova. Le ho scelte per questo motivo qui. Poi dalla massoneria operativa si passa a quella speculativa. Speculativa. In realtà tu nel libro racconti questa cosa non come un passaggio così rapido come l'ho ridotto io adesso veramente, ma ci dai anche appunto una visione, no, di tutte le sfumature che hanno portato gradualmente a questo passaggio. Però io vorrei concentrarmi su questo. Perché leggendo il tuo libro si capisce come le primissime iniziazioni nel passaggio tra massoneria operativa e massoneria speculativa siano state sostanzialmente casuali, diciamo meglio accidentali. Sì, allora, ci sono vari casi documentati o comunque abbastanza conosciuti di donne iniziate alla massoneria in un'epoca in cui la donna non era accettata e comunque c'era ancora quel passaggio, diciamo, storico tra operatività e speculativa. Sono pochi casi perché effettivamente non si hanno delle prove documentali efficaci. Io ho inserito solo quelle di cui effettivamente c'è prova e comunque riportate nella bibliografia che io ho esaminato. E effettivamente sono accidentali, vogliamo chiamarle così, sì, accidentali, anche se poi in effetti la partecipazione delle donne era reale. Quindi, beh, ci sono, devo dire, dei casi sia in Europa sia negli Stati Uniti, quindi una casistica anche abbastanza numerosa. Ripeto, io comunque nel libro ho inserito solo quelle poche di cui ero in grado di giustificare effettivamente l'esistenza, perché il lavoro dello storico è quello di basarsi sulle fonti, quindi io quello ho fatto. Comunque sono dei casi abbastanza interessanti perché dimostrano comunque che in questo famoso transito, periodo di transizione, chiamiamolo così, tra operatività e speculativa, le donne c'erano. Erano presenti nell'istituzione e quindi mi interessava molto comunque analizzare anche questo periodo perché non c'è un effettivo stacco da un periodo all'altro, ma un periodo poi di transizione in cui era per me necessario dimostrare comunque l'appartenenza femminile, altrimenti sa ci sarebbe stato comunque un vuoto che era difficile colmare, invece per me era necessario, insomma, riempirlo in pieno. E che sarebbe stato anche poco realistico, no, sul piano storico, pensare che certe trasformazioni avvengano in una notte. Assolutamente, noi storici siamo abituati a pensare o in lungo periodo, soprattutto per quanto riguarda il passato, quindi effettivamente questo passaggio storico non poteva essere avvenuto da un giorno all'altro, cioè non è che nel 1716 era e nel 17 non più, quindi effettivamente era necessario approfondire un attimino questo tema, questo argomento e questo periodo. Poi, hai detto che il lavoro è abbastanza organico, ecco perché in passato questi esempi sono stati sempre trattati singolarmente, senza dare in effetti un'organicità a questo. È un errore perché, insomma, questi casi, sì, è vero, si sono verificati in tempi, in anni vicini, ma non vicinissimi l'uno dall'altro. In luoghi geograficamente anche lontani, però la sappiamo benissimo che la massoneria è presente praticamente in tutto il mondo e il suo passaggio storico da operativa a speculativa ha interessato, diciamo, tutte la massoneria nel mondo. Quindi mi interessava fare un corpus unico, ecco, di questo. Dicevamo iniziazioni diciamo così accidentali, o meglio le cause Ecco, non erano accidentale. proprio, rispondevano a un Volute. progetto e non erano Esatto. volute. Questo lo diciamo per chi ci segue, per chi segue il nostro canale, per chi segue i nostri video. Ti chiediamo di raccontare, diciamo in forma di anticipazione, se vuoi anche soltanto uno di questi aneddoti, uno di questi episodi in cui la donna è stata iniziata accidentalmente, perché sono veramente gustosi da leggere, quindi se ce ne vuoi donare uno anche in sintesi.
Sì, nella maggior parte dei casi le donne venivano iniziate, diciamo, accidentalmente perché di solito le riunioni di loggia si tenevano nelle case private. Quindi capitava spesso che le donne fossero presenti in qualche modo in casa e quindi magari non coscienti del fatto che si stessero tenendo delle riunioni massoniche in una stanza magari della casa. Capitava che entrassero nella stanza oppure famosissimo, ad esempio, l'esempio di Elizabeth Hallward, che diciamo di nascosto diciamo, assisteva a queste riunioni perché si narra insomma, che spostasse un mattone del muro per poter assistere. Scoperta, evidentemente, dopo un certo periodo il padre decise di iniziarla la massoneria perché comunque la ragazza aveva preso insomma, i segreti, tra virgolette. E questa è una delle tante. Poi ce ne sono in America, ad esempio, è capitato il caso di una donna che, avendo una riunione massonica in casa, in quanto il marito era massone, aveva assistito. Anche perché bisogna pensare che le case in quel periodo non fossero tanto grandi. Infatti, per quell'esempio, mi sembra che si parlasse di una casa di 3 stanze, quindi effettivamente poi alla donna era praticamente impossibile non accedere. Ecco. No, sono tutti, diciamo, casi fortuiti, non pensati, non strutturati nella storia dell'istituzione, però importanti perché danno il senso e danno comunque un esempio di quello che poteva essere e creano quello che io chiamo un precedente e che è molto molto importante secondo me dal punto di vista massonico. A un certo punto l'iniziazione femminile diventa un'idea, diventa un progetto, c'è la volontà da parte di alcuni di renderla un fenomeno stabile, coordinato e quindi di connotarla di una natura massonica evidentemente in linea con la tradizione, ma per finalità nuove. Che cosa succede e quando? Allora, succede che la donna viene iniziata alla massoneria, quella che conosciamo oggi, diciamo più regolare, tra virgolette, e viene iniziata all'interno del Drawn Man. Quindi parliamo del metà 800. Ed è la prima volta, devo dire, che la donna viene iniziata all'interno di un progetto organico, di un'idea di donna iniziata, non più per cause fortuite, ma viene effettivamente progettato di aprire le porte dei templi alle donne. E questo è un grande passo avanti per la storia femminile, per la storia della massoneria. Perché per la prima volta succede questo. In precedenza c'era già stato un avvicinamento delle donne alla massoneria, però le donne erano confinate dentro a quelle che si chiamavano logge d'adozione. Praticamente erano delle donne che di solito parenti dei massoni uomini venivano introdotte all'interno della massoneria e partecipavano all'interno di alcune logge che erano tutelate dagli uomini, quindi praticamente la donna non aveva gli stessi diritti massonici, gli stessi obiettivi degli uomini, in quanto nel loro operato, anche nel loro operato massonico, come però succedeva anche nella vita civile, venivano tutelate, accompagnate da un elemento maschile. Invece, la rivoluzione vera e propria dal punto di vista sociale e dal punto di vista massonico sicuramente c'è stata con la nascita del Drawn Man in Francia, che ha visto le donne effettivamente protagoniste della propria iniziazione massonica, accompagnate dagli uomini ma non tutelate. Okay, ed è molto diversa secondo me il concetto. Non c'era, le donne ave, è la prima volta in cui le donne hanno l'effettiva parità all'interno dell'istituzione. E io, tra l'altro, ci tengo a dire, questo libro si chiama Storia della massoneria femminile e quindi il Drawn Man, essendo una obbedienza, un ordine misto, non sarebbe dovuto essere inserito nel libro. Questo mi è stato varie volte contestato, visto che io tratto massoneria femminile, avrei dovuto parlare solo degli esempi femminili e non di quelli misti. Però
Io questo ci tengo molto a dirlo. Ho inserito il Drown Man perché è la prima obbedienza che ha permesso alle donne di entrare in massoneria su un piano di assoluta parità. È un passaggio storico fondamentale per la storia dell'istituzione, quindi ovviamente non potevo prescindere dall'inserirlo. Anzi, è stato secondo me un passaggio storico importantissimo, ma non solo dal punto di vista massonico, anche dal punto di vista sociale, proprio della consapevolezza delle donne, della crescita delle donne e della crescita anche degli uomini. È una cosa a cui tengo e che veramente mi ha colpito. Perché studiare figure come la sua fondatrice, ma studiare figure soprattutto come quella di Georges Martin, secondo me sono fondamentali. Devo dire che mi ha colpito particolarmente lui, perché non è facile trovare in quel periodo un uomo che ha speso tutta la vita combattendo perché le donne avessero gli stessi diritti degli uomini. Quindi io veramente un plauso a lui perché è stato secondo me una figura fondamentale. Oh, questo carattere del Drawman di cui tu hai parlato adesso, cioè quello di considerare la donna al pari degli uomini, non in modo retorico, appunto per cui non è un'obbedienza che a un certo punto ha accettato le donne o che le accetti oggi, ma che siano state le donne fondative insieme all'uomo, Sono fondanti sono loro, fondanti. sono fondanti, sì. A me ha colpito questo. Fa sì che la presenza della donna e anzi l'istituzione massonica femminile non sia una reazione a quella maschile. No, infatti, è la particolarità di questo esempio, di questo che io chiamo caso studio, cioè l'uomo e donna assieme. Camminare fianco a fianco in questo, cioè, ripeto, neanche oggi è facile trovare altri esempi. Mi riferisco ad esempio al caso delle Stelle d'Oriente che affiancano in alcuni casi altre obbedienze maschili, però le Stelle d'Oriente non sono un massone, perché le Stelle d'Oriente è un'organizzazione paramassonica, quindi è veramente difficile all'interno del sistema massonico internazionale trovare un esempio di questo genere. Quindi ci tenevo a studiarlo perché mi sembrava interessante. Quindi anche diciamo, considerando il lavoro importante di altri massoni e massone, quindi di obbedienze miste, hanno però comunque la caratteristica di essere per lo più nazionali, no? Sì. Obbedienze di volta in volta nazionali. Che tu sappia, diciamo, esistono e se esistono ti sei imbattuta in altri ordini che fossero misti e internazionali? No, infatti questa è una delle particolarità del Drown Man che a me, ripeto, ha particolarmente colpito perché essendo io una storica internazionalista, perché mi occupo anche di Turchia e problematiche legate al bacino del Mediterraneo, ho unito, diciamo, le due competenze e ho notato subito che il Drown Man ha una espansione, diciamo, internazionale, una vocazione internazionale, che era quello che mi interessava molto, mentre le altre obbedienze hanno tutte una valenza nazionale. Può capitare, ad esempio, anche il caso della Francia, della Grande Loggia Femminile di Francia, che ha delle dipendenze o delle logge che le stanno vicino in altre parti del mondo, però sempre è colonie ex francesi, ad esempio. Però è già diverso. Perché il Drown Man in effetti ha uno sviluppo assolutamente internazionale e poi una delle sue caratteristiche comunque. Quindi anche quello è interessante da studiare per uno studioso della massoneria, perché siamo abituati a studiare obbedienze che operano su un territorio. In passato magari poteva capitare che l'obbedienza italiana, ad esempio parlo del Grande Oriente d'Italia, avesse delle logge anche all'estero, però erano sue. E di solito non avevano dei contatti con la società ospitante, ecco, chiamiamola così. Invece il Drawman no, non ha questa caratteristica. È proprio la sua internazionalizzazione che gli dà, secondo me, più importanza, più per me storica, è una caratteristica interessantissima da studiare. Quindi nasce misto da subito, Sì. nasce internazionale da subito
e nasce con un nome un po' particolare, no? Rispetto alle altre obbedienze. Certo, perché riprende immediatamente quello che era il diritto umano, cioè il diritto umano non maschile, cioè non diritto degli uomini, diritto umano, quindi anche le donne ricomprese. E questo è, cioè, il risultato, secondo me, del pensiero che comunque su cui si è fondato questa obbedienza. Ripeto, per me è stata un'esperienza di studio incredibile. Mi sono dovuta confrontare anche su altri temi, perché quando si parla del Brown Man comunque si deve studiare anche tutto quello che era il movimento femminista, si deve studiare la società in cui è nato, quindi mi sono dovuta confrontare con altre parti di storia, tra virgolette, con cui io non ero mai venuta a contatto, quindi ho dovuto approfondire anche questo, perché è importante anche il contesto storico in cui nasce. Infatti è nato in Francia, una Francia che era in quel periodo, era una fucina comunque di idee, di novità, di cambiamento, e le donne facevano parte di questo cambiamento, anche dal punto di vista massonico.